Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buona settimana, buon lunedì a tutti. Ben ritrovati e benvenuti sempre in diretta da Gran Canaria in questo 11 di gennaio 2021. Ben ritrovati a tutti. Ciao Alessandra, Fabrizio. Benvenuti ormai instancabile. Andiamo veramente a ciclo continuo per tenervi sempre un po' aggiornati, per cercare di stimolarvi un po' il desiderio, la voglia di regalarvi una bella vacanza, approfittare di grandissime opportunità sempre presenti nello staff di Vivere delle Canarie. E insomma, farvi venire un po' voglia di Canarie, mettiamola così. <ride> Ciao Francesco, buon pomeriggio, benvenuti. Spero abbiate passato un felicissimo fine settimana e insieme andiamo ad iniziare invece una nuova settimana, un nuovo collegamento sempre da Gran Canaria. Francesco, ciao, purtroppo non si può viaggiare, dobbiamo attendere. Francesco, assolutamente no. Non è, non è la realtà, nel senso che si può viaggiare, si può non attendere, si può. Arrivare alle Canarie in qualsiasi momento, dimostrazione il fatto che molti amici sono arrivati anche nella giornata di proprio di ieri. Guarda, da, da Bergamo, e Bergamo e Malpensa. Domenico sono gli aeroporti al momento operativi con voli eh, diretti dall'Italia verso le Canarie oppure anche da Roma con voli con scalo, però facendo scalo da Barcellona o a Madrid. Ciao Sandro, Ivana in diretta da Amadore. Se guarda, ero mezzo intenzionato oggi a venire da Amadore, poi vabbè, motivi tecnici mi hanno fatto fermare in quel di in quel di Argheneghin. Comunque adesso poi ne parleremo. E infatti, Ivana va a testimoniare il fatto che è arrivata giusto ieri da Malpensa Rosa. Il problema è il ritorno, c'è la quarantena. Altra notizia, scusate, eh, che ho letto il Ciao Fabio, Fabio Andreozzi. Guarda, giriamo. Ben ritrovati, amici, buona settimana, buon lunedì, Fabio. Un bacio solo per te, è una, una cosa, cosa nostra, approfittato dell'unico avvenimento storico corso nella storia calcistica italiana per prendermi un po' in giro. Va bene, allora torniamo invece ai discorsi quelli un po' più seri. Dicevamo, non c'è la quarantena ragazzi, non, eh, non mettiamo in giro voci false e tendenziose perché assolutamente non è prevista la quarantena al rientro in Italia, chiaramente. Chiaramente, se uno risulta negativo al test del Covid, tenendo in conto che oggi come oggi, perché poi le informazioni e le normative cambiano anche. Eh, abbastanza velocemente a oggi per rientrare in Italia è richiesto con 48 ore massimo di anticipo rispetto alla data del volo il test quello all'antigene quindi prima di partire per rientrare in quel di Canaria basta andare in una delle strutture eh, preposte con 25 euro si fa tranquillamente questo test all'antigene e si può tranquillamente rientrare in Italia e non è prevista alcuna quarantena quindi Andiamo a sfatare un po' questi miti che ah non si può partire sono arrivati amici giusto appunto da ieri, B che bisogna fare quarantena al rientro in Italia, assolutamente falso. Tant'è che abbiamo persone che sono partite sabato, altre che sono partite stamattina sono già anche belle che arrivate in Italia e assolutamente, anzi, per dirla proprio tutta, sono atterrate su eh, Milano Bergamo e addirittura non gli è stato neanche chiesto di mostrare l'esito del, del tampone, del test che loro molto diligentemente e molto coscienziosamente invece hanno fatto qui in loco prima di partire un test che viene eh, svolto in, praticamente immediatamente al vostro eh, nel momento in cui senza prendere appuntamento nel momento in cui arrivate in struttura potete richiederne eh, potete richiedere tale test 25 euro e vi danno il risultato comunque nel giro di una mezz'oretta quindi questo giusto per andare a eh, sfatare i miti che occorra fare chissà che cosa non è vero che non si può partire si può partire Basta avere voglia di partire, basta avere voglia di andare a cercare qualcosa di diverso, basta cercare di muoversi un po' e vedrete che detto questo comunque tutto si può assolutamente risolvere. Ben ritrovati a tutti, quindi ciao Nicole, ciao Francesco da Palermo. Allora noi intanto oggi siamo, sono stato bloccato sulla strada che mi portava ad Amadores come ho poc'anzi detto e quindi ci siamo fermati in questa realtà che è... Arghine siamo comunque. A pochi chilometri da, da Maspalomas, eh, per dare delle coordinate, ci troviamo nella zona sud di Gran Canaria, a 10 minuti da Maspalomas, sempre in zona turistica, ma Arghinequin rappresenta una realtà un po' particolare, una realtà intermedia, quest'oggi ci facciamo una passeggiata nella parte eh, diciamo intermedia, definiamola così, adesso entrerò più nello specifico per arrivare invece fino alla zona eh, quella del pueblo originario, quella del, dove ancora oggi vivono proprio i, i canari, per capire e comprendere un po le differenze strutturali di questa realtà. Intanto, sullo sfondo, quelle strutture che vedete, fronte a noi sono le strutture di Anfi del Mar. Prossimamente andremo a fare una diretta anche da Anfi del Mar. Quindi vedete che siamo un po' a metà strada tra una meraviglia paradisiaca come Anfi del Mar e Mas Palomas, che invece rimane sul lato opposto. Ad Anfi del Mar c'è una passeggiata, che è praticamente poco più di un chilometro e mezzo, che si può tranquillamente percorrere o lato spiaggia, quindi costeggiando il mare, oppure lato strada. Vedendo tutta la scogliera dall'alto è veramente uno spettacolo. Ciao, Maurizio, buon pomeriggio, buona settimana anche a te. Allora, siamo in quel di Arghineghino, una realtà che come dicevamo è un po' intermedia. Siamo pur sempre in zona turistica, ma è una realtà che vede tutta una parte molto residenziale nuova che rimane a ridosso della collina. Chiaramente, di qui adesso non abbiamo modo di andarla a visionare, e tutta una struttura, tutta una parte. Chiaramente che è intermedia, che è considerata sì turistica, ma come vedete non presenta proprio le, il, diciamo una struttura urbanistica di ambito turistico. Molte eh, abitazioni, molti di questi palazzi sono stati comunque ristrutturati, sono appartamenti veramente belli, veramente. Interessanti, ci sono addirittura degli attici qua sopra che chiaramente di qui non abbiamo modo di poter visionare. Ed è una realtà che dispone di tutti i servizi necessari, quindi è un po' una piccola se vogliamo, una piccola realtà eh, semi-indipendente. Intanto vedete che come. Giusto che sia, non manca mai la presenza italiana. Eh? Poi oggi è lunedì, quindi molte, eh, molte attività sono comunque chiuse. Questa nello specifico, appunto, rimane chiuso il lunedì quando quanto rimani ah Ivana eh, Marco ciao Marco parla con la nostra Ivana bellissimo questo paesino di Arginagin sembra uno dei nostri eh, sì e no nel senso che è una realtà molto particolare eh, dicevamo a livello di servizi c'è tutto c'è chiaramente eh, ci sono diversi supermercati nella strada quella adiacente a dove stiamo passeggiando noi quest'oggi è proprio la strada principale ci sono supermercati ci sono banche ci sono negozi di abbigliamento ci sono eh, negozi negozi sportivi, bar, ristoranti, c'è il municipio proprio fronte a noi, la sede della polizia locale, quindi non manca assolutamente nulla. Questo è uno di quei palazzi che come vi dicevo è stato recentemente eh, ristrutturato, guardate ha delle linee veramente super moderne e questo insomma è a, a faccia su questo scenario, quindi direi che è assolutamente il massimo della vita. Ah, un altro dato: visto che mentre io aspettavo di fare la diretta, sono passato eh, vicino a un'agenzia a un immobiliare che è proprio qua su Argineghin, sempre per andare a sfatare ulteriori miti che vedono eh, personaggi dire che il prezzo del mercato immobiliare è crollato per il fatto che gli affitti o le compravendite eh, sono veramente cambiate, che quindi il mercato sia un po' in, in discesa, devo assolutamente smentire anche queste informazioni. Ci sono chiaramente delle differenze economiche che variano a seconda della zona. Se io vado a valutare un appartamento eh, ad Darghineghin ci saranno dei costi, se vado a valutare un appartamento su Meloneras ce ne sono assolutamente degli altri. Giusto? Per per darvi delle informazioni. Ci sono appartamenti in, in zona turistica mediamente se comunque non, non andiamo a parlare di zone specifiche che parlando di un 45-50 metri quadri oggigiorno mantengono la loro quotazione di 130.000 mila euro come cifra media. C'è un appartamento che ho visto poc'anzi che è in vendita a Meloneras nella zona dove sono presenti gli uffici di Canarie.com, che è un appartamento di 83 Metri quadri è stato messo in vendita alla modica cifra di 525 mila euro. Ok, quindi per darvi un, un indice importante e quantomeno importante comprendere come in Canaria, e questo lo andremo a ribadire sempre: non c'è la possibilità di andare a definire delle zone o un prezzo al metro quadro eh, unico, nel senso che a seconda della zona di dove io eh, vado a ricercare un immobile e dello stato dell'immobile stesso, della posizione del proprietario di tutti questi elementi, allora in conseguenza. A tutto questo avrò comunque delle valutazioni molto particolari, quindi sempre relative alla zona in questione. Non andate a fare generalizza generalizzazioni o a ricercare generalizzazioni, perché in Canaria questo elemento assolutamente non è applicabile. A quando risalgono questi edifici, Daniele? Ma oddio, oddio, onestamente, non ne ho idea, nel senso che alcuni sono abbastanza vecchiotti come quello bianco che avete di fronte. Questo invece vi dico è stato ristrutturato l'anno scorso, quindi è estremamente recente. Ciao Claudio, buon pomeriggio anche al mio omonimo dal Canavese. Però sono pur sempre appartamenti veramente interessanti. Vista anche la posizione, perché affacciano dire. Sulla baia, sulla playa di Arghineghin, ed è una posizione possiamo quantomeno definirla strategica. Allora, innanzitutto il 373-774-2186 per parlare, vedete, altro ristorante italiano, questo è un po' per andare a. Eh, così avvallare no? le, le, le nostre idee del tipo Ah vuoi venire in Canaria e aprire un'attività di ristorazione? Beh ecco sappi che siamo veramente messi stra bene e questa è un po' la dimostrazione no? Allora dicevamo 373 774 2186 numero telefonico per parlare con Pierangelo per sfruttare ancora gli ultimi quattro giorni per sottoscrivere per aderire alla grande promozione Ormai non più natalizia, ma è nata chiaramente come promozione natalizia, per venire in Canaria a 699 euro per due persone una settimana con voli dall'Italia, transfer, consulenza e soggiorno. Oppure siete interessati a un trasferimento o guardare le Canarie da un punto di vista differente? Perfetto, fino al 10 di febbraio possibilità di sfruttare il pacchetto per lustrazione completo, quindi inclusa la macchina a noleggio per l'intera settimana, nonché i due tour, le due giornate di tour da svolgere insieme al nostro staff. E su questo avete tempo ancora fino al 10 di febbraio. Intanto vedete le bandiere, più volte abbiamo fatto una diretta da questa passeggiata, da questo eh, angolo di Argineghine. Argineghin è una realtà dove. Dove è presente una grande comunità norvegese, così come vedete, fronte a noi questa la eh, è la struttura messa a fronte mare e la loro eh, chiesa, quindi una struttura eh, sociale che è stata costruita direttamente a ridosso del mare. Segno che la comunità norvegese è decisamente forte su questa realtà. Molti negozi, molte attività che si. Che sono presenti su questa passeggiata, su questo angolo di località sono chiaramente prettamente ad indirizzo nordico. Ricordo sempre un po' a tutti che il 60% della, del turismo e dell'affluenza turistica in Gran Canaria è data chiaramente dal turismo nordico, svedesi, norvegesi, finlandesi: che vengono sul finire di novembre e vanno via intorno. Ad aprile, quindi generalmente dopo Pasqua, e chiaramente sono le persone che si sono insediate in determinate località, così come abbiamo visto, ad esempio, a San Agustin c'è una forte presenza svedese con tanto di chiesa, scuola, e eh, locali e negozi, mentre a Dargineghini, in questa parte, la presenza è più improntata sull'ambito norvegese. Intanto vedete tanti appartamenti, tante abitazioni, gli edifici in Canaria. Non sono difficilmente sono palazzoni a meno che non parliamo di eh, hotel in zona turistica come Playa dell'Inglese, altrimenti parliamo comunque di eh, edifici mediamente di 2/3 livelli che sono già considerati come dei condomini. Tutti appartamenti, bene o male, ristrutturati in condizioni assolutamente eh, Decorose e oltretutto con vista mare. Direi che meglio di così non si può chiedere. I parcheggi delle auto a ridosso delle spiagge sono a pagamento, Marco. Ma allora dipende, ad esempio, guarda, ti faccio vedere. Qua siamo a ridosso della spiaggia. Questi sono tutti i parcheggi chiaramente con strisce bianche. Vale la stessa regola italiana. Eh? Quindi, strisce bianche sono parcheggi gratuiti. Vedete che ce ne sono lungo praticamente tutta la passeggiata. Dipende dalla zona. Ci sono delle aree dove magari. Eh, non so play dell'inglese sono presenti indubbiamente dei parcheggi gratuiti ma comunque nel momento in cui non vanno e non bastano necessariamente per ospitare tutti chiaramente si eh, si dovrà usufruire dei parcheggi a pagamento e pur vero che i costi sono decisamente ridotti quindi lasciare una macchina l'intera giornata quindi parlo dal mattino al, al tardo pomeriggio in un di questi parcheggi a pagamento magari vi andrà a costare 5-6 euro come era Playa de Amadores Amadores nel parcheggio sotterraneo a pagamento eh, lasciare la macchina tutto il giorno costava mediamente 6 euro 6,50 euro, adesso non ricordo la cifra giusta, però è comunque una, una spesa assolutamente affrontabile. E calcolando che ad esempio a Playa de Amadores il parcheggio sotterraneo era proprio l'ultima eh, risorsa, nel senso che ci sono tanti parcheggi gratuiti nella parte eh, proprio adiacente alla spiaggia, quindi direi che dipende un po' dalla zona, dipende dal periodo, ci sono periodi di grande affluenza turistica dove magari non sempre si riesce a trovare un parcheggio e poi dall'orario. Ovvio che se tu vai a Playa de in piena stagionalità, alle che so io a mezzogiorno, alle due del pomeriggio diventa un po' difficile ecco, poter trovare un qualcosa di, di libero. Però ti ripeto: i parcheggi a pagamento ce ne sono tanti e sono comunque assolutamente accessibili a prezzi del tutto. Irrisori, intanto come vi dicevo i locali i negozi anche come vedete eh, a ridosso della spiaggia, quindi presenti in questa località di Argeneghin, come notate hanno esposto fuori la bandiera norvegese e sono scritti in norvegese proprio perché il grosso, il clou della, eh, della zona turistica di questa realtà è improntato sulla parte norvegese, è un po' insomma una regola nel senso che normalmente una località si va ad adeguare, ad adattare anche a, a quella che è la maggior richiesta di mercato. E questa è la nostra è la passeggiata, quella centrale, definiamola così, di Argineghi, qui abbiamo comunque un supermercato, qui abbiamo le stelle di Natale, perché come vi dicevo qualche tempo fa, a Natale vengono posizionate tutte queste, queste piante, ma rimangono per tanti, tanti, tanti mesi. Quindi direi che è assolutamente un fiore all'occhiello anche. Allora, per essere alta stagione mi sembra un spoglio quel lungomare. Marzia, beh, allora, dobbiamo dire anche, una, dobbiamo anche dire una cosa importante. Dobbiamo definire il fatto che quest'anno, aspetta che giro di qua, quest'anno la stagionalità è un po' particolare. Abbiamo una stagionalità che è dettata ancora da tante chiusure eh, di, altre, di altri governi, dal, dal post pandemia, da una normalità che fatica ancora un po' a riprendersi e quindi. Detto questo, non significa che non sia arrivato o non arrivi nessuno in Canaria, significa che in queste località dove normalmente arrivano i nordici per passare la loro stagione invernale, quest'anno gioco forza hanno dovuto un po rinunciarvi. Però ripeto non vuol dire che non ci siano turisti in Canaria, magari il turista che decide di venire a fare la vacanza anziché venire ad Argineghin magari se la va a fare a Playa dell'Inglese, quindi prende eh, l'albergo su Playa dell'Inglese. Tant'è che molti norvegesi, molti tedeschi e francesi ultimamente si sono, eh, sono arrivati proprio sul su Gran Canaria, ma chiaramente risiedono in zona turistica. Questa è una realtà che è più... Propensa ad ospitare le persone sul 4-6 mesi, quindi tutti quei vacanzieri, ormai chiaramente pensionati perché loro possono farlo, che vengono a passarsi l'inverno qua in Canare. Questa è la ragione per la quale eh, potrebbe quasi sembrare un po' spoglio il lungomare, ma ripeto è pur sempre da non fraintendere come una località turistica. È inserita in ambito turistico? Questo, assolutamente sì, ma non è da, chiaramente da intendere come tale. Ciao Alberto, buon pomeriggio. Eh, sento bene, ma ho il video fisso. Beh, al limite, prova. <ride> Lilli, Lilli seria. Allora, guarda, eh, le Canarie sono fallite. Io ti dico, Lilli, ne riparleremo tra qualche mese, quando un po' tutto, eh, adesso con la storia del vaccino, che speriamo possa essere effettivamente la, un po' la soluzione. Quando un po' tutto sarà tornato alla normalità. Non mi sembra che altre località se la godano eh, allegramente. E il personaggio che tu citi è un personaggio che è stato il primo a scappare dalle Canarie. E quindi è chiaro che abbia una visione molto limitata, come è lui stesso ovviamente, eh, nel poter eh, dare dei giudizi. Eh, giudizi si possono dare e opinioni personali si possono dare. Ma bisogna anche avvallare tale tali ipotesi, ok? Quindi nel momento in cui io vado a definire che un luogo è considerato fallito, devo portare delle dimostrazioni e devo portare dei numeri anche che avvallino questa mia teoria. Non basta girare un video su YouTube come fa questo personaggio oltretutto dopo che è scappato dalle Canarie e dire le Canarie sono fallite. Ce n'era un altro personaggio che eh, contestualmente diceva la stessa cosa. Purtroppo per loro cosa succede? Che i numeri stanno, gli stanno dando torto perché come abbiamo detto a inizio, a inizio diretta il mercato immobiliare sta tenendo, gli aiuti governativi ci sono e vengono erogati, quindi è un sistema pubblico che sta reggendo il gran colpo di una pandemia, sta aiutando. Le categorie in difficoltà e quindi ha iniziato una, una campagna di vaccini molto serrata. Quindi tutto sommato eh, non la vedo così male. È ovvio se parliamo che l'anno scorso c'erano determinati numeri, quest'anno non ci sono, ma sfido chiunque a trovarmi una località che possa aver switchato da una pandemia a una normalità senza batter ciglio e che possa godere di eh, numeri rapportabili all'anno scorso. Quindi, senza entrare troppo nel discorso, senza entrare più che altro troppo nella polemica, prima di dar credito a certi personaggi informati Informatevi e cercate di comprendere cosa effettivamente stia capitando in un luogo, capire se effettivamente c'è richiesta di, eh, di una determinata destinazione europea come potrebbe essere le Canarie, informatevi sul fatto che le Canarie comunque sono state certificate come l'unica eh, realtà sicura dal punto di vista sanitario in ambito europeo. Quindi tutto sommato, se andiamo a dare giudizi su un luogo, cerchiamo quantomeno di informarci. Allora, eh, che percentuale di alberghi sono chiusi? Claudio. Ma oddio, adesso una percentuale non saprei fornirtela. Diciamo che anche qua è un, sarebbe comunque un numero che lascerebbe un po'. Così, una disquisizione aperta. Perché questo? Perché ci sono in Canaria delle località, visto che abbiamo parlato poc'anzi del fatto che eh, molte attività sono prettamente indirizzate sulla clientela eh, nordica, molte attività chiaramente quest'anno, non avendo ricevuto il grosso afflusso eh, di turismo nordico, hanno deciso proprio di non aprire, pur potendolo fare. È chiaro che se un albergo è eh, predisposto, pre... Pressoché in forma quasi esclusiva nell'accogliere il popolo svedese ci sono attività indirizzate esclusivamente magari sugli svedesi piuttosto che sui norvegesi eccetera. Quest'anno questo grosso flusso non è rientrato perché non, non si poteva, perché comunque i governi non, eh, non permettevano. I, i viaggi questi alberghi che cosa hanno fatto hanno deciso di non aprire proprio perché perché aprire significava mettere dentro del personale quindi tirarlo fuori dall'erte da questo aiuto sociale di cui abbiamo fatto menzione qualche qualche mese fa e per alla fine rischiare di non avere nessuno perché il turista inglese magari abitualmente non va in quel in quell'albergo quindi sarebbe una, una percentuale fallata, non, non ti darebbe il senso della misura, è pur vero che alcuni alberghi hanno fatto questa scelta, altri hanno aperto le grandi catene come il Gloria Palace piuttosto che il Rio Palace, eh, hanno aperto non, tutti, eh, non tutte le strutture ma alcune comunque le hanno aperte, chiaramente strutture mirate, hanno aperto quelle strutture dove comunque eh, sapevano di poter accogliere i turisti perché c'è la richiesta detto questo comunque potete tranquillamente eh, cercare anche le varie percentuali i vari dati sui siti eh, di settore che sicuramente sono un po più eh, attendibili dei numeri che potrei dare io intanto a me interessa solamente farvi vedere questa realtà farvi vedere comunque questi luoghi comprendere come a pochi un saluto ciao Luigi anche a te e come a distanza di pochi chilometri da realtà turistiche, come potrebbe essere Anfi del Mar piuttosto che Maspalomas nelle sue zone di Playa dell'Inglés, eccetera. Possano comunque ospitare delle vie, delle soluzioni intermedie come realtà di questo ambito. Siamo su una parte intermedia, questa è una parte intermedia di Ergeneghin che si è sviluppata tutto sul lungomare. Come vedete, molti appartamenti sono comunque ristrutturati nonché abitati anche da gente che, nonostante tutto, è arrivata per fare la propria stagionalità invernale. Per giungere poi invece sulla parte quella eh, del pueblo, la parte quella della, eh, del villaggio originale di Argineghin, la parte che riguarda il pueblo canario, quindi il pueblo si intende la zona dove risiedono ancora oggi proprio i locali, la zona tipicamente locale dal quale si è sviluppata tutta la realtà di Argineghin. Fronte a noi il porto, il famoso porto di Argineghin che accoglie la cofradia dei pescadores. Quindi la possibilità di mangiare e comprare dell'ottimo pesce fresco. Arrivato in giornata proprio dai, dai pescherecci, perché Argineghin è il vecchio villaggio di pescatori, una realtà che nasce proprio a ridosso del porto chiaramente ha poi cambiato adattandosi a quelle che sono le esigenze, le necessità eh, anche turistiche e si è sviluppata sulla zona che abbiamo poc'anzi percorso. Questa parte invece è una parte che è rimasta pressoché eh, invariata, è la parte dove ancora oggi vivono proprio i, i canari, ci sono degli appartamenti che sono veramente incredibili. Ovvio che trovare per eh, viverci e tantomeno per vacanza un appartamento in questi luoghi diventa un po' complicato perché questi sono tutti appartamenti che vengono tramutati tramutati trapassati da generazione in generazione quindi sono proprio le residenze vere e proprie dei canari chiaramente ci si addentra poi all'interno ci sono i vari tipi di, di servizi anche qui supermercati bar ristoranti eh, c'è veramente di tutto è una zona estremamente affascinante magari in una prossima diretta parleremo e arriveremo comunque comunque nel, partiremo dalla zona locale per andare a comprendere un po' anche come vivano i canari stessi. Davide che mi va a criticare il titolo della diretta Covid Free, beh oddio c'è il virus alle canarie <ride> e dov'è che non c'è Assolutamente, ma dipende quanto ce n'è di virus alle Canarie. Come ho poc'anzi detto, le Canarie sono state eh, denominate, nonché certificate, come una realtà l'unica realtà sicura in ambito dal punto di vista sanitario in Europa. Quindi significa che in Canaria si può venire in vacanza, si può venire a vivere, si può venire a passare un mese, due mesi, tre mesi, la stagione magari invernale, in assoluta sicurezza. Poi ci sono cinque casi di Covid e dov'è che non ci sono? Ok. Detto questo, rimane pur sempre in vigore il fatto di mantenere un minimo di buonsenso, cercare di capire esattamente il messaggio che si vuole trasmettere, non andare a travisare cose che non vengono anziché dette, ma soprattutto informatevi, non volete credere a vivere le Canarie ed è giusto che magari possa essere così. Andate a cercare le, voi tramite le vostre fonti, le informazioni che riterrete maggiormente opportune e vedrete che in Canaria, tutto sommato già. Come era marzo? A marzo, comunque, c'è stata un'epidemia anche qui. Non è che si può dire che non ci sia stata, ma c'è stata con numeri assolutamente eh, differenti da quella italiana. C'è stata una, una misura, una. una una presa di posizione anche del governo totalmente diversa da quella italiana e questo ha fatto sì che comunque il tutto venisse eh, mantenuto sotto controllo. Quindi nel momento in cui decidiamo di andare a fare anche solo una nostra settimana di vacanza in una realtà comunque considerata l'unica sicura in ambito europeo, beh, allora stiamo parlando delle Canarie o quantomeno di Gran Canaria, se proprio vogliamo essere precisi allora Gran Canaria è sicura altre isole anche noi infatti Christian ti dico ci sono altre isole che chiaramente Tenerife magari è stata un po' più colpita da questa, da questa pandemia e oggi registra dei numeri sicuramente più elevati rispetto a quelli di Gran Canaria comunque non perdiamoci su questa eh, si parla ormai Quasi esclusivamente di pandemie Covid e quant'altro, io direi che rimane pur sempre valido il fatto di chiamare Pierangelo al 373-774-2186 entro e non oltre il 15 di gennaio, quindi ormai pochissimi giorni, per andare a usufruire ancora di questa fantastica opportunità dell'offerta ex natalizia a 699 euro per due persone, una settimana in Canaria con voli, transfer, soggiorno e consulenza. Oppure fino al 10 di febbraio la possibilità di andare a eh, riservare il vostro viaggio perlustrativo completo quindi incluso anche di macchina a noleggio per l'intera settimana e due tour per illustrativi del, del territorio a 1099 euro quindi grandissima opportunità questo 2021 lo vogliamo iniziare col mettervi nella condizione migliore per arrivare in Canaria e cercare di capire qualora ce ne sia il desiderio, se può oppure no essere la vostra prossima destinazione. Ragazzi, io intanto da Arginaghi, in piccola passeggiata e piccola. Eh, così panoramica anche su quello che è il mondo delle Canarie in questo lunedì 11 gennaio. È tutto 373 774 2186. Non perdete altro tempo, ormai ci sono pochissimi giorni per riservare il vostro posto qua in Canaria. Amici, buona settimana a tutti voi! Ciao!